C'è di tutto sotto la ex cava di Paterno nel comune di Vaglia, oggetto a gennaio di una maxi ispezione da parte della forestale per accertare su ordine della procura se quel territorio del Mugello era effettivamente diventato, come da anni denunciavano i residenti, una discarica di rifiuti speciali smaltiti illecitamente. Già nei primi giorni vennero trovati sotto un capannone materiali e ceneri di dubbia provenienza dall'odore nauseabondo. Sicuramente un mix di nichel, piombo e rame, il cosiddetto polverino 500 mesh. Il corpo forestale ha consegnato adesso la sua relazione, un faldone di 50 pagine che contiene un elenco infinito di quello che c'è sotto il terreno apparentemente in buono stato, a 8 metri di profondità. Fanghi argillosi che somigliano molto a quelli degli impianti di depurazione dell'alta velocità, pezzi di veicoli, scarti di ferro, materiale bianco e granuloso che potrebbe essere solfato di calcio industriale, pneumatici, metalli pesanti e molto altro, compresi materiali ancora da analizzare da parte dell'ARPAT, ma che potrebbero contenere amianto. I residenti da anni denunciavano la terra dei fuochi toscana nella sordità delle istituzioni. L'inchiesta, partita inizio anno, coordinata dal PM Luigi Bocciolini, vede per ora 11 indagati, ma c'è ancora da capire cosa sia successo nella cava da quando è cessata l'attività estrattiva di carbonato di sodio per ottenere la calce. Il sospetto degli inquirenti, sempre più fondato, è che la cava contenga una quantità variegata ingente di veleni di diversa provenienza, toscana e non solo.